Amici, ci troviamo nella sede della Proloco con Marta Florio, presidente della Proloco, e Vincenzo Lerro, che è editore di Linea d'Aria, quest'oggi in veste anche di scrittore, oltre che di editore. Allora, attività primaverile della Proloco che si apre con questa presentazione, di cosa andiamo incontro, insomma, con la Proloco quest'anno? Sì, diciamo che non si apre con questa presentazione perché abbiamo già iniziato il ciclo di presentazioni il 14 di marzo con il libro Quinto non uccidere di Paolo Labua, edito sempre da Linea d'Aria, e abbiamo iniziato questa collaborazione con Vincenzo Lerro e la sua casa editrice proprio per dare comunque un senso alla nostra mission di promozione del territorio, e abbiamo iniziato attivandoci da un punto di vista culturale attraverso le presentazioni dei libri, e oggi presentiamo il suo libro Strani giorni, che io ho letto e mi è piaciuto veramente tanto. È un libro per bambini davvero, davvero toccante. E poi, appunto, proseguiremo il 9 maggio e il 13 giugno con altre due presentazioni di altri due autori, Massimo Brusasco, che è un giornalista del Piccolo di Alessandria, e Rodolfo Boccalatte, che è sempre uno scrittore di Biella. Magari Enzo ci può dire qualcosa di più. Beh, adesso parliamo del tuo di libro, Enzo. Allora, libro per bambini è un po', come dire, il target al quale si rivolge Linea d'Aria. Sì, prevalentemente si rivolge a bambini e ragazzi. A me piace sempre pensare che ogni buon libro per bambini sia anche un ottimo libro per adulti, per cui anche questo libro, che è rivolto ad un target 10-12 come età, penso sia assolutamente fruibile anche agli adulti. In più ha il pregio di essere molto breve, per cui si legge molto velocemente, non impegna più di tanto la mente e l'orologio, quindi spero che possa essere letto e gradito anche da un pubblico adulto e non solo dai ragazzi, ai quali indubbiamente è rivolto, insomma. E Linea d'Aria adesso in catalogo che cos'ha? Ma Linea d'Aria in catalogo ha troppi libri, forse, mi viene da pensare. No, in realtà, come dicevi giustamente tu, il core business è quello dell'editoria, spero, di qualità, rivolta a bambini e ragazzi. Poi c'è tutta una sezione del catalogo dedicata al territorio, quindi agli autori biellesi, o come ad esempio nel caso di Massimo Brusasco, che citava prima Marta, che è un giornalista del Piccolo di Alessandria. Lui ha scritto un bellissimo romanzo che prende spunto dal biellese, dalla passione di Sordevolo, quindi pur avendo costruito una storia che poi si dipana in modo completamente discosto rispetto al nostro territorio, però prende le mosse proprio dalla passione, e penso che sarà una bella sorpresa perché Massimo è veramente una bellissima penna. Bene, adesso però ci dedichiamo alla tua di presentazione, quindi andiamo tranquillamente all'interno della sede per seguire il libro di Vincenzo Lerro.